Ciao a tutti ragazzi, buona musica. Oggi miglioriamo le dinamiche nello strumming. Bentornati a tutti ragazzi e buona musica. Come dicevo nell'introduzione, oggi parliamo di dinamiche all'interno dello strumming. Ho scelto di fare questo video perché ha veramente stravinto il sondaggio settimanale sia qua su YouTube che sulla mia pagina di Instagram Sharra Samuel. E anzi colgo l'occasione di ricordarvi, se non siete ancora iscritti alla mia pagina Sharra Samuel su Instagram, di iscrivervi, perché tutti i giorni pubblico nuovi contenuti, nuovi arrangiamenti pubblicati da me, nuove lezioni musicali, curiosità e umorismo sul mondo della musica. Quindi se volete rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio, iscrivetevi alla mia pagina. Nell'arco degli anni mi è capitato molto spesso di avere degli allievi che venivano a lezione da me ai primi tempi, o anche persone che mi contattano tuttora per capire come migliorare il proprio modo di suonare le ritmiche, che suonavano magari la ritmica correttamente sia dal punto di vista delle direzioni che dal punto di vista degli accordi, ma che ignoravano completamente l'aspetto dinamico. Siccome la musica è qualcosa che ha a che fare con le emozioni, con i sentimenti, noi non possiamo ignorare questo aspetto e anzi dovremmo prendere ispirazione e copiare un po' da quello che fanno i musicisti classici o da quello che fanno gli altri musicisti, gli altri strumenti. Uno su tutti il pianoforte, ma anche per esempio il violino, i fiati, la tromba per esempio, che lavorano moltissimo con l'aspetto dinamico, quindi col piano, col forte. La chitarra chiaramente è uno strumento abbastanza limitato rispetto al pianoforte, appunto, lo dice anche il nome, pianoforte. Però il discorso è, facciamo quello che possiamo fare, non ignoriamo questo aspetto perché ci aiuta a essere più comunicativi e riusciamo a essere più soddisfatti anche di quello che facciamo con lo strumento. Partiamo col dire che lo strumento con range dinamico più grande è sicuramente il pianoforte, cioè che va da 0 a 100, ipotizziamo in una scala da 0 a 100, il pianoforte va da, non so, 5 fino a 100. La chitarra è uno strumento molto meno dinamico, quindi che ha molto meno possibilità dinamiche, però ciò non toglie che noi dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Vediamo alcuni dei consigli che io stesso do ai miei allievi per migliorare l'aspetto delle dinamiche. Allora, ricordate la massima del grande attore romano Mario Brega: sta mano può essere ferro e può essere piuma. Mi scuseranno gli amici romani, io non sono di Roma, però la cosa importante è mentalizzare questo aspetto qua. Perché? Perché quando si comincia a suonare la chitarra, cosa succede? Che vuoi per la tensione del braccio, vuoi perché uno è concentrato su 3000 aspetti, fare le direzioni delle pennate giuste, fare gli accordi giusti, andare a tempo, di solito c'è molta tensione nel braccio destro. Quindi la prima cosa da fare per migliorare l'aspetto dinamico è eliminare completamente il plettro e partire dal movimento del braccio. Quindi devo partire dal movimento del braccio completamente rilassato e individuare qual è il range sonoro più basso che io posso mettere con la chitarra. Come si fa? Si appoggiano le dita sulla cassa della chitarra e con il pollice si sfiorano le corde. Prendiamo un accordo per esempio di Sol. Ecco, qui in inquadratura vedrete un microfono, un SM57, che mi serve per catturare anche le cose più, diciamo, più deboli come suono. Di solito uso qua il Rode, qua in alto, ma volevo essere sicuro che si sentissero anche le cose che suono più piano, quindi. Ecco. Questo è piano, questo è il più piano che io posso, che sia audibile naturalmente, che posso emettere con la chitarra. Quando io prendo il plettro, dovrei cercare di ottenere praticamente la stessa intensità sonora. Adesso se prendo questo plettro, dopo parliamo anche della qualità dei plettri, eh. Quindi qual è la differenza? La differenza è che quando io sono col pollice, cosa faccio? Non entro nelle corde, ma accarezzo le corde, sono sopra le corde. La stessa cosa quando io voglio ottenere un suono piano, diciamo così, devo fare col plettro. Cioè non devo entrare col plettro nella corda, ma devo accarezzare la corda. E per accarezzare la corda cosa devo fare? Devo cambiare l'inclinazione del plettro e mollare la presa qua, di modo che il plettro si possa inclinare, perché se io tengo saldo, e che è il problema che c'è all'inizio, se io tengo molto saldo il plettro qua così, in questo modo il plettro rimane rigido e entra troppo nelle corde e ottengo un suono troppo forte. Se io invece mollo qua la presa, quindi di modo che non mi scivoli il plettro, ma di modo che si possa flettere, che si possa piegare a 45 gradi. Quindi di fatto il plettro si piega a 45 gradi sulla corda, così in questo modo, faccio il Sol, e a
più o meno la stessa intensità, un po' di più naturalmente, che aveva il pollice. Quindi questa è la dinamica più piano che posso ottenere con la chitarra utilizzando il plettro. Quindi il plettro deve avere la possibilità di inclinarsi senza scapparci tra pollice e indice. Per quello che utilizzo dei plettri con il grip, perché voglio avere la possibilità di non avere la presa troppo salda, ma di allentare un po' la presa che si possa inclinare senza che mi scivoli il plettro mentre sto suonando. Una volta che ho individuato il mio piano, anzi pianissimo con la chitarra, suonando col plettro, comincio a aumentare l'intensità. In che modo? Spingendo un po' di più e stringendo un po' anche la presa tra pollice e indice. Come se avessi una levetta del volume nei vecchi hi-fi, quindi provo pian piano ad aumentare il volume cambiando presa e entrando un po' di più nelle corde. Quindi parto da pianissimo, comincio a crescere, sto in silenzio, eh? Fino a che ottengo il suono più forte che posso ottenere senza che le corde sbattano sulla tastiera. Quindi qua ho cambiato proprio impugnatura, eh? E poi torno giù. Parliamo di un concetto molto importante per quello che riguarda lo strumming e in particolar modo per le dinamiche, che è la scelta del plettro. Purtroppo questo aspetto qua viene sempre un po' troppo tralasciato e non in tanti ne parlano. Cosa voglio dire? Allora, intanto, prima della scelta del plettro, capiamo un attimo come impugnare il plettro per avere delle dinamiche migliori. Allora, io tempo fa, quasi un anno fa, ho fatto un video che era andato molto bene, tra l'altro, riguardo a velocizzare tutto quello che facciamo sulla chitarra, quindi aumentare la velocità sulla chitarra, e lì parlavo della scelta del plettro, diciamo, più adatto al discorso delle scale. E per quello che riguarda le scale, parlavo del fatto che impugnavo il plettro in questo modo, quindi con pochissima punta di plettro che mi fuoriusciva dal pollice. Quando noi parliamo di strumming è tutta un'altra partita, perché noi dobbiamo cambiare completamente la nostra impugnatura. Dobbiamo andare a prendere il plettro molto più in fondo rispetto a quello che facciamo con quando facciamo diciamo un assolo o una scala, perché il plettro deve avere la possibilità, come dicevo prima, di inclinarsi ma anche di flettersi se scegliamo un plettro molto morbido. Ora, questo per quello che riguarda l'impostazione. Per quello che riguarda la scelta del plettro, allora, partiamo da quelli che io uso e poi vediamo i vari effetti che hanno sulle diverse ritmiche e sul diverso suono. Allora, partiamo da quello più sottile, quello più thin che utilizzo, spero che si veda che metta a fuoco la macchina fotografica. Questo è un Dunlop 046, di questi qua bianchi, super flessibili, super morbidi, che hanno però il grip. Molte persone che magari vengono a lezione da me nel primo periodo hanno dei plettri morbidi che però non hanno il grip, quindi dopo un po' che suonano gli scappa e cambiano impugnatura, quindi lo riprendono come per non farlo scappare, lo prendono qua avanti. Invece è importante avere un plettro che abbia il grip, perché non ti scappa via anche se molli la presa, diciamo così. Quindi un plettro di questo tipo qua ha un attacco, diciamo così, schiarisce molto il suono rispetto a un plettro più spesso, chiaramente. Quindi più, questa è un'altra cosa da ricordare, più il plettro è sottile più mi schiarisce il suono della chitarra, ok? Questa è un'altra cosa da non sottovalutare. Quindi se io faccio, per esempio, prendiamo un brano musicale come quello dei Pink Floyd, Mother, quindi così riesco a essere molto, diciamo così, la quantità di volume che mi esce dallo strumento non è molta. E anche se io pesto molto con la mano destra, è sempre un volume abbastanza accettabile, non ha mai un excursus gigante, diciamo così. Andiamo col secondo plettro che utilizzo, che è il 73. Questo lo uso anche per la chitarra funky, sempre Dunlop 73, plettri in nylon, perché sono quelli che secondo me hanno meno attrito sulle corde e scivolano meglio. Quindi 73, stessa cosa. Sto usando praticamente la stessa forza, ma mi esce un suono un po' diverso e con un volume diverso.
Vado con un plettro Fender Heavy di questi qua pesanti, questo è proprio quelli che si usano per la chitarra, più per la chitarra solista, diciamo così. Quindi Fender Extra Heavy, anzi, scusate. Quindi questo qua, già utilizzando lo stesso tipo di forza, sentirete che come cambia il suono, sentite? Vedete quanto volume c'è in più? Io non sto mettendo più forza di prima, sto facendo praticamente... Sto praticamente mettendo la stessa quantità di forza, ho solo cambiato il plettro, ok? Cosa vuol dire questo? Che se io sono molto bravo e ho controllo del discorso che dicevo prima, quindi dell'aspetto che dicevo prima, posso lasciare la presa del plettro e posso usare anche un plettro molto duro perché lo vado a inclinare, quindi lo faccio accarezzare sulle corde. Se io non ho molta dimestichezza con questa cosa, è meglio se mi oriento su dei plettri morbidi, perché non ho abbastanza controllo sull'impugnatura, ok? Un altro aspetto importantissimo per quello che riguarda le dinamiche, ma anche la qualità del suono e la timbrica, è dove io decido di suonare, e questo i chitarristi classici lo sanno molto bene. Se io suono vicino al ponte, ho un certo tipo di suono, dove le corde sono più tese. Se io suono vicino alla buca, ho un altro suono. Se suono vicino alla tastiera, ho un altro suono. E ho anche dei volumi diversi. Perché? Perché qua la corda è più molle e quindi sbatterà di più contro la tastiera praticamente e risuonerà un po' meno, ok? E poi ho meno, diciamo così, ho meno tensione soprattutto, quindi avendo meno tensione suono un po' più rotondo, un po' più morbido. Quindi se invece io suono più mi avvicino al ponte, qua la corda è più tirata, quindi il suono è più metallico e ho anche un volume maggiore, quindi ok, mi sposto. Indietro. Diminuisco. Vedi che anche qua suonando piano, comunque la spinta sonora è un po' maggiore perché ho un suono più squillante. Una cosa che potrebbe aiutarvi moltissimo per capire quando suonare piano e quando suonare forte è seguire il brano musicale. Ma non seguire il brano musicale, punto. Seguire quello che fa la voce. Facciamo degli esempi musicali. Se io prendo Impressioni di settembre della PFM, parlo della versione studio, non la versione live, che poi nei live loro fanno praticamente di tutto. Partiamo dall'aspetto dinamiche all'inizio. All'inizio il pezzo è veramente suonato quasi, la chitarra non si sente, praticamente non si sente neanche. È come se ci fosse un fade in, quindi un volume che si alza. Magari poi è stato fatto in studio, sicuramente, però noi dobbiamo essere in grado, quando suoniamo da soli, di avvicinarci un po' a quella cosa lì. Quindi, cosa vi consiglio di fare? Come consiglio ai miei allievi, non partite col plettro, partite quasi col pollice, ok? Quindi. Chiaramente all'inizio è arpeggiato il pezzo, però poco mi interessa. Comincio pian piano a salire. Finisce la prima strofa. Impugno il plettro. Salgo un pochino. Comincio a salire un po' di più. Terza strofa. Salgo ancora. Vado. Poi se voglio scendere, scendo. Se io ascolto bene quello che fa la voce, vado dietro a lui. E questo non solo quando io, diciamo così, accompagno un cantante o suono su una base, ma anche quando devo cantare e suonare da solo. Mi devo facilitare da questo punto di vista, perché se io comincio subito con la voce sparato a 3000, a metà pezzo no, devono prendere una bombola d'ossigeno perché non ci sto più dentro. Quindi cosa devo fare? Devo partire pianissimo e sapere che ho ancora del margine sia con la voce sia con la dinamica della chitarra. Un brano molto adatto, a mio avviso, per lavorare insieme sulle dinamiche della voce e sulle dinamiche della chitarra potrebbe essere The Blower's Daughter di Damien Rice.
Qualcuno mi ha fatto notare che la mia pronuncia inglese non è perfetta, qualche professore di Oxford. Io naturalmente non sono né un cantante né madrelingua, quindi mi perdonerete, voglio dire, se lo faccio solamente per passarvi dei concetti, abbiate clemenza. Quindi il pezzo parte in questo modo, quindi molto piano. And so it is, just like you say it would be, life goes easy on me, most of the time. Qua sale. And so it is, a shorter story, no love, no glory. E qua sono salito perché arriva il ritornello, ok? Quindi l'idea è quella, lavorare insieme con la voce. Se la voce fa un parlato, io sono quasi impercettibile. Se invece la voce sale, mi modulo con lei e mi allineo al suo volume. Un altro brano molto adatto a fare questo lavoro delle dinamiche per allinearsi un po' tra chitarra e voce potrebbe essere Mother dei Pink Floyd. Io ho messo il capo al 3 perché naturalmente non sono un cantante, cerco di avvicinare un po', diciamo, la tonalità del pezzo alla tonalità della mia voce sul parlato. Parte molto piano, però volevo darvi giusto l'idea, quindi parte piano. Mother, do you think to drop the bomb? Però piano. Mother, do you think they like this song? Salgo. Ancora un po'. Mother, do you think they try to break my bones? Ooh, ah, e qua che non c'è voce vado. Poi quando riparto, che riparte la voce, piano. Ricorda infine che l'unica possibilità che abbiamo di rendere interessante un brano musicale da suonare che ha solo due o tre accordi, che dura magari, so, 3-4 minuti, è quello di lavorare con le dinamiche e con gli abbellimenti. L'esempio potrebbe essere Horse with No Name, che è suonato nell'introduzione, che ha solamente due accordi per tutto il pezzo. Qua salgo. Se non lavoro così, suonare un pezzo del genere diventa una condanna ai lavori forzati. Anche per il video di oggi è tutto. Ti ringrazio ancora una volta per avermi seguito fino alla fine. Fammi sapere naturalmente nei commenti qua sotto se hai trovato il video utile o perlomeno interessante. Dal mio punto di vista, lavorare in questo modo, con le dinamiche, avere questo tipo di attenzione, ti rende un chitarrista e un musicista migliore. Se non ti sei ancora iscritto alla mia pagina di Instagram, iscriviti, ti mando un abbraccio, un saluto e a presto. Ciao, buona musica!